buffe a bordo, umidità dopo tanto tempo che la barca è chiusa. Gabriele Brivio, com'è che la risolviamo questo problema? Allora, qua in fiera presentiamo il nuovo sanificatore attivo da applicare ai riscaldatori della serie Airtop di Webasto. Lo vediamo qua. Il componente è un componente molto semplice che viene posizionato in aspirazione, quindi sfrutta la ventilazione del riscaldatore Webasto. Questo sistema si basa su un sistema con un catalizzatore e una lampada UV, per cui noi andiamo a produrre delle molecole di acqua ossigenata derivanti dall'umidità dell'aria. Di conseguenza creiamo queste molecole che vengono definite molecole Pac-Man, che vanno a mangiare i germi, i batteri e le muffe, che poi sono causa soprattutto degli odori di bordo. Di conseguenza andiamo a eliminare in modo notevole tutti gli odori di bordo. Sì, ho la barca chiusa, però come faccio a impostare questo funzionamento prima che arrivi a bordo? Assolutamente, i nuovi sistemi Webasto con i pannelli digitali hanno una programmazione settimanale, per cui posso decidere di far funzionare il riscaldatore timerizzandolo e di conseguenza sia in riscaldamento ma anche in sola ventilazione. Di conseguenza io posso dire di far funzionare la ventilazione e l'aspirazione dall'esterno per mezz'ora al giorno e questo sistema con il sanificatore renderà sicuramente l'ambiente indoor decisamente più salubre. È un prodotto, perlomeno è un sistema che non è stato inventato in questo No, momento, ma assolutamente. sappiamo che funziona perché lo usano Sì, anche. sì, sì. Allora, è un sistema che deriva da un'applicazione americana per le navicelle spaziali, proprio perché in quel contesto era necessario avere un qualche cosa che sanificasse l'ambiente senza l'utilizzo di ozono che è dannoso e senza la possibilità di fare ricambi di ossigeno. Questa applicazione, questo catalizzatore naturalmente ha una derivazione civile, per cui viene utilizzata anche in grossi ambienti come per esempio gli ospedali per Medico-sanitari, sanificare. Sì, certo. assolutamente. E infatti il componente è un componente medico, è un dispositivo In medico. barca mi abbatte tanto le batterie? Assolutamente no, perché il consumo è limitatissimo, considerate che ha 20 watt di consumo. Meraviglioso, grazie mille.